mi alleno di fuori, sto veramente bene e riesco a dare sempre qualcosa in più in allenamento. Il nuoto è uno sport noioso, tanto noioso. E se una volta c'erano i manicomi nel mondo e i matti facevano avanti e indietro, e un nuotatore fa per 6-7 km avanti e indietro guardando la striscia blu sotto, contando le mattonelle, e spesso non ha neanche il tempo di parlare con gli altri atleti, dipende dal lavoro. Però ecco, noi cerchiamo sempre di creare, di far stare bene il gruppo. Se il gruppo sta bene, è unito e tutto quanto, il lavoro all'interno dell'allenamento risulta sempre ottimo. 1 e cambio stazione. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a world what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying 3. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want, cause his hunger is driving me, yeah. Trovare atleti nello stesso gruppo che nuotano, si allenano come Noè, è molto complicato. Il mio allenamento è molto vario, quindi non è che Noè fa sempre delfino. Noè si allena spesso insieme ad altri atleti e spesso io utilizzo altri atleti che chiaramente non come sparring partner, perché comunque fa bene anche a loro allenarsi con Noè. E spesso può capitare che metto dei stile liberisti quando faccio dei lavori un po' più veloci insieme a Noè, che diciamo che anche così è difficile stargli dietro, però io penso da allenatore che non c'è nessun problema, anzi. Sì, ogni tanto sarebbe sicuramente carino potersi confrontare con altri atleti del mio calibro, però niente, non mi lamento, per ora va bene così. Se in futuro avrò bisogno di stimoli in più, ci penserò poi più avanti. Allora, questo è un tipo di allenamento che noi facciamo, diciamo, a seconda del periodo dell'anno e quindi della preparazione dove siamo. È un allenamento che dovrebbe trasformare la forza dalla palestra, quindi dalla terra ferma, trasformarla in acqua. Quindi è un allenamento che più degli altri è legato a quello che poi succederà in acqua, perché appunto proprio c'è questo tentativo di trasformare la forza dalla terra in acqua. Non ci sono purtroppo evidenze scientifiche che ci dicono che si può fare, però non c'è neanche il contrario, quindi perché non provarci? E ancora di più è un modo per combattere la monotonia e la routine del nostro sport, e quindi è dargli anche uno stimolo che sia diverso, oltre che a livello fisico, a livello mentale. No wonder the jungle can't take me under. I never slumber since younger, this hunger struck me like thunder. Was it a strategy, a tragedy? You can't be mad at me. I mastered it, or did it master me into this world of savagery? You can't stop it. You can't stop it. You can't stop it. Quando ci alleniamo a St. Moritz di solito facciamo tanto volume. All'inizio della stagione di vasca corta e all'inizio della stagione di vasca lunga.
e sì, 3 settimane passano un po' più lente perché sei comunque in montagna, sei un po' sì, recluso. A volte alla 3ª settimana inizi a far fatica perché non c'è tanto altro da fare, perché noi sciare è sconsigliato, diciamo, almeno per me, perché se vado a sciare sicuramente c'entro o qualcosa o qualcuno. A Lanzarote invece è sempre un periodo della stagione dove facciamo forse un po' più di passi gara, quindi più lavori forti, più qualità, e personalmente mi piace di più. Sì, e poi la possibilità di potersi allenare all'aperto con un clima comunque, a parte il vento ogni tanto, che è comunque caldo, ti aiuta mentalmente, penso. Piano piano ho evoluto il mio modo di allenare e i risultati si sono visti. Non alleno più rispetto a prima, credo molto nel recupero e ogni tanto riusciamo a fare, soprattutto quando siamo fuori, tipo qua adesso a Lanzarote, ma questo anche al centro sportivo, riusciamo a fare degli sport un pochettino differenti. Li portiamo a nuotare al mare, facciamo delle esercitazioni al mare. Visto il ritorno dei quarti di finale a San Siro, lì siamo andati bene, quindi penso almeno il primo tempo lo guarderò con gli altri, penso, e dopo, a dipendenza di come sarà il risultato, deciderò se rinchiudermi in camera o continuare a guardarla con gli altri. Me la stanno già occupando da quando siamo arrivati qua a Lanzarote, però alla fine fa parte anche questo dello sport. Dai, ah.